L'economia italiana si è fermata nel terzo trimestre del 2018. Il PIL è rimasto lo stesso che nel secondo trimestre e rispetto a un anno prima, rispetto al terzo trimestre del 2017, è aumentato dello 0,8%, dunque in calo rispetto ai dati che erano stati registrati nei trimestri precedenti. L'economia italiana, se va avanti di questo passo, chiuderà il 2018 nel suo complesso con una crescita rispetto al 2017 dello 0,9%, dunque un numero più basso rispetto a quello riportato nelle statistiche ufficiali e nei documenti ufficiali che parlavano di un 1,2%. L'implicazione di questo è che è possibile che il deficit pubblico, che dipende da quanto bene va il PIL o quanto male va il PIL, possa finire leggermente più alto per il 2018 rispetto a quanto preventivato. Di per sé niente di drammatico. La cosa più importante però è che questo stop dell'economia italiana del terzo trimestre è stato annunciato abbondantemente dai dati che erano arrivati nel corso del tempo nei trimestri precedenti. I dati che annunciavano questa cosa erano le interviste fatte ai manager responsabili delle vendite che hanno mostrato dei dati che sono stati progressivamente sempre più in calo. Questi dati hanno sostanzialmente prodotto anche già dei risultati su una minor crescita della produzione industriale. Da 2 mesi la produzione industriale è in calo rispetto ai 12 mesi precedenti. Quindi il dato che è uscito per il PIL di adesso, l'economia italiana è molto di più dell'industria, ma l'industria rimane un elemento fondamentale dell'economia italiana. I dati che sono usciti adesso non sono altro quindi che il proseguimento di una storia economica e di una storia che veniva già raccontata nelle statistiche dei mesi precedenti. Di fronte a tutto questo, durante l'estate, il governo però ha scelto di parlare d'altro, non ha scelto di prendere provvedimenti rapidi di sostegno all'economia, alle famiglie e alle imprese. Ha preferito parlare di uscita dall'euro, ha preferito parlare del ruolo dell'Italia in Europa, ha preferito cominciare a litigare con l'Europa. Sarebbe meglio invece che d'ora in avanti, visti i dati che sono arrivati, il governo si concentrasse sul adottare provvedimenti che possano dare un rilancio dell'economia italiana senza pregiudicare tuttavia la stabilità dei conti pubblici. È una scommessa difficile, ma è una scommessa che deve necessariamente essere vinta se vogliamo che il nostro debito pubblico rimanga sostenibile per il futuro.